Ehi la ciurma, io sono Mazzetessa e benvenuti in questo nuovo episodio di Magic Duels Aether Revolt. Le torpediere terrestri dei renegati, vabbè, ma noi l'abbiamo visto la scorsa volta quando ci hanno menato di brutto. Speriamo che questo giro i Planeswalker possano essere più di aiuto, insomma, che non quanto siano stati in passato. Ottimo, ok. No, mi piace sta mano. Allora io andrei. Buono, sì, ci sta. Mi sa che ho bisogno più di rosse. Sto giro dobbiamo fare più attenzione assolutamente a quel insettuncolo là, com'è che era. Gioca il muro come l'altra volta. Ok. Allora, giocherei la pianura, sì, perché così posso giocare l'infiltrato audace. E il prossimo giro posso sfruttarlo. E boh, per ora direi che qua che cosa abbiamo? Ah no, manovrare 3. Sì, perché a volare quello, quindi non può essere fermato dal muro. Direi che lo faccio così almeno posso andare ad attaccare. Lui non può bloccare, gli facciamo 4 danni. Vabbè, anche se avesse bloccato con il muro avrebbe dovuto sacrificare il muro. Ma non può perché vola il cuore di Kiran. Kiran, sì. Allora, gioca l'affare che gli arrivano i totteri, vero? Sì, rete dei totteri spia. Ma tra l'altro che schifo deve essere un mondo in cui hai dei totteri che ti spiano. Cioè, ah! Terribile. L'altro muro. Cerca di temporeggiare, eh? Allora, andiamo così. Allora, almeno potrei avere il rotatore rinnegato. Spirale fulminante non mi interessa per ora. Ok, direi che io utilizzo il rotatore rinnegato per attivare il veicolo. E dico che, boh, questa non può bloccare. Tanto in realtà è un artefatto questo, quindi non, questo non può essere bloccato lo stesso. Adesso vado ad attaccare con entrambi, così almeno 4-3-7 danni ci sta. E lo portiamo a 29, che è già più umano. Ottimo. E continuo. Che cos'è che ha? Vabbè, manovrare 3, l'abbiamo manovrato. Un altro tottero. Cioè, no, un altro. Inizia a generare totteri come se non ci fosse un domani. E qua arriva Gideon. Allora, Gideon. Adesso siamo in sickness, quindi non lo utilizzerei. Lo tengo un attimo da parte. Cosa posso fargli fare per prendere più 2? Ah, tutti lo attaccano, io direi di sì. Fintanto che non ha creature toste. Allora, terre selvagge in evoluzione, sì, anche perché non ho nient'altro. E prendo di nuovo un rosso. Giocherei questo, che conferma che attivo con il rotatore rinnegato. Chi è che non può difendere? Non può difendere.
Ma un muro d'acciaio, perché se... No, togliamo dei me di mezzo il tottero, così almeno faccio dei danni gratis. Perché per un attimo ho pensato, potrei dire sì, Totoro, ferma, così lo uccido, ma in realtà ne genera uno per turno, quindi non è tutta questa gravità, ecco. Lo puoi solo tenermi qualcuno con cui attivare il cuore di Kiran quando sono in difesa, perché c'è tipo questo, perché devo bloccare il Totoro che mi attaccherà di sicuro. Perché appunto Gideon ha usato l'abilità per cui tutti lo devono attaccare. Se possono. Questi due non fanno danno. Questo Summoning Sickness, ma questo qua invece mi farà danno. Famiglia di filigrana. Brutta storia, perché guadagna 2 punti vita. Una terra. Ok, mi attacca con quello. Allora, timer fermato. Farei manovrare 3 con questo. La creatura non può bloccare. Vabbè, questo. No, ok. Adesso mi dirà blocca, blocco questo, ok. Così gli ho ucciso gratuitamente un Totoro e il mio Gideon ha preso un po' più vita. Allora, potrei tra l'altro magari sfruttare quei 2 punti per distruggere una creatura tappata a bersaglio, però. Allora, questo cos'è che dice? Oh, questo può essere utile se per caso dovessi perdere il cuore di Kiran, effettivamente. Molto sensato. E sarà sensato anche proteggerla. Perché questo è artefatto, sì. Allora, mo direi che utilizzo di nuovo questo. E dico che non può bloccare quel Totoro. Quello conta come artefatto. Ma andrei ad attaccare anche con Gideon a questo punto. Perché male che vada, se mi blocca un muro. Farei così, adesso questo qua. Mi dice, ecco, un muro non può bloccare. Questo passa. Questo passa. Questo potrebbe essere fermato da un muro. Ah, ok, questo ferma quello. Uno per uno ci sta. Ottimo, così anche un muro in meno. Buona storia. Io ho perso solo il rotatore, là, come si chiama? Rotatore rinnegato. E tra l'altro ho perso anche della vita nel frattempo. Aia. Questo è molto grave. Dovrei utilizzare Gideon in combinazione con questo se ho abbastanza mana, ma devo per forza pescare un coso di mana. Se no lui non mi può fare nulla, ok. Una carta da scartare. Questa. Ma ogni giocatore o solo l'avversario? Ogni avversario. Ho bisogno di questo.
E sarà un po' masochista, ma devo farlo. A ogni creatura e a ogni avversario. È stato necessario. Aspetta, Chandra può... No, ma l'ho già usata Chandra, non posso fare altre abilità a sto giro. Fortuna che è arrivato Chandra perché altrimenti non avevo mana sufficiente per salvarmi. Un totter, ok. Non grave. Aia, se non altro manovrare 3 questo, non dovrebbe poterlo utilizzare per ora. Ogni volta entra o attacca, infligge 3 danni a una creatura o un planeswalker. Cribbio! Questo può essere molto grave. O mi viene una creatura che posso giocare con cui posso usare il cuore di Kiran, o mi sa che qua è chiusa. Ok, Cribbio, non ha nulla. Costruito per durare. Ma perché non posso giocarla questa? Ah, una creatura bersaglio, ma non ho creature. No, io farei lo stesso giro di prima. Così. 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 Yes! E l'abbiamo vinta con Gideon e Chandra. Ottimo, ottimo, ottimo. Sono davvero soddisfatto. Sono davvero soddisfatto. Abbiamo sbloccato le carte di Aether Revolt. Il ponte planare è stato distrutto, ma te, Zereteri disprezzante, mentre confessa di aver agito su ordine del drago Nicol Bolas. Oddio. E rivela la posizione del covo planare del suo maestro. Aiani mette in guardia i suoi compagni sui pericoli di un confronto con Bolas senza rinforzi, ma gli altri guardiani decidono di avanzare verso Amonkhet. Quindi non è finita qui. Prossima espansione. Prossima campagna, suppongo. Ribellione e rivolta. Archetipo sbloccato, piloti coraggiosi. Ok. Quindi sì. È terminata così. Io quindi vi ringrazio per la visione. Vi invito a lasciare un mi piace. Iscrivervi se per caso non l'avete già fatto. E lasciare un commento qui sotto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Quando ci sarà la prossima campagna o per qualche spacchettamento, insomma, se avete qualche proposta, scrivetelo nei commenti. Ciao a tutti e buona giornata!